Buongiorno amici avventurieri e benvenuti alla primavera puntata del podcast di avventurieri.eu. Prima di cominciare volevo ringraziarvi per i commenti e le visualizzazioni dell'episodio 0. Siete stati veramente fantastici. In particolare volevo ringraziare Simone P per il suo consiglio e volevo anche dire ai miei amici di un podcast che ascolto, di non preoccuparsi perché tanto non trattiamo lo stesso argomento, quindi non ci facciamo concorrenza e loro sanno di cosa sto parlando. Bene, detto questo, volevo introdurre l'argomento di oggi che è Remake, Remastered e Special Edition. Cosa sono? Se sono veramente necessari e perché? Allora, io non ho idea precisamente della differenza tra Remake, Remastered e Special Edition. Penso che Remake sia una trasposizione più o meno con tecnologie moderne dello stesso gioco. Il Remastered è la stessa cosa con una piccola aggiunta, e la Special Edition è un'altra cosa ancora che dovrebbe riguardare più o meno la stessa, dovrebbe essere come gli altri due, ma con l'aggiunta di piccoli contenuti extra. Ora, io so che mi attirerò probabilmente le ire dei cosiddetti puristi che pensano che il remake, il remastered o la Special Edition non sono la stessa cosa perché alterano in qualche modo lo spirito originale del gioco. È vero, però in qualche modo ci aiutano a recuperare classici del passato che altrimenti sarebbe duro far funzionare, che richiederebbero altrimenti l'utilizzo di macchine virtuali o emulatori o chissà che altro. E gli esempi più recenti di Remake, Remastered e Special Edition che possiamo citare sono quelli per esempio di Grim Fandango, che ho anche installato sul mio computer, oppure la 20th Anniversary Edition del primo Gabriel Knight. Ecco, in questo caso questi esperimenti, chiamiamoli così, ci possono aiutare a recuperare questi classici del passato che magari non abbiamo potuto giocare per ragioni di età anagrafica. Magari quando sono usciti noi eravamo troppo piccoli, soprattutto nel caso del primo Gabriel Knight, e il gioco, per dire, era vietato ai minori di 18 anni. Non avendo noi 18 anni ancora a quell'epoca, non potevamo giocarlo e quindi poi col passare del tempo il gioco ovviamente è invecchiato, la tecnologia è progredita e quindi sarebbe duro e difficile recuperare l'originale e farlo funzionare sui PC moderni senza l'aiuto di macchine virtuali e di emulatori, come detto prima. Ovviamente a questo si può ovviare, scusate anche qui il gioco di parole, con l'acquisto della Special Edition della 20th Anniversary Edition di Gabriel Knight, non sono qui per fare pubblicità, preciso, e che ci può comunque aiutare a recuperare questo grande classico con una modica spesa e usufruendo di un sacco di contenuti extra. E quindi se siete interessati ne vale la pena, diciamo così. Altrimenti possiamo citare altri due esempi che mi stavo dimenticando: il remake dei primi due episodi della storica saga di Monkey Island, creata da Ron Gilbert tra l'87
tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, che ovviamente anche quelli al giorno d'oggi risulterebbero ingiocabili e richiederebbero un tempo non indifferente per essere recuperati e per ottimizzare i computer per farli girare. Quindi, come potete vedere, anche se i remake, i remastered e le special edition in qualche caso potrebbero alterare lo spirito degli originali, se siete interessati a recuperare grandi classici del passato, possono essere comunque utili, perché comunque ci offrono la possibilità di giocare alcuni di questi interessanti titoli senza dover smanettare eccessivamente con i nostri PC. Bene, detto questo, io vi ringrazio e vi saluto ricordandovi che potete trovare questo podcast sul mio canale, che ha da poco cambiato nome, e quindi lo trovate su YouTube come il podcast degli avventurieri, esattamente come la trasmissione, cercando le stesse parole chiave. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.